un momento davvero unico, che ci lascia senza parole. Assolutamente sì. Guarda Adriano, guarda questo spettacolo, guarda, guarda quanto sono piccolo io rispetto a questo monumento della natura, questa massima espressione che gli antenati ci hanno lasciato e che la natura ha coltivato per noi. Questo... Se potessimo azzardare dei tempi, del periodo, questo, secondo... Credo che siamo intorno ai 1000 anni, 1100 anni. Guardate che meraviglia. Io sono alto 2 metri, questo di qua è un albero che già va di tronco a 6, una fronda altra a 8. È realmente un'emozione poterlo toccare, abbracciare ed averlo. Scusa Antonio, un momento improvvisato, ci avviciniamo tutti vicino a quest'albero? Ci avviciniamo insieme a Michele Isgro, insieme al sindaco di Pettineo, tutti insieme, pure lei, tutti vicini a questo albero, perché i momenti straordinari del genere meritano di essere condivisi non solo con il mondo attraverso Bella Sicilia, ma insieme a tutti voi, sindaco. Sì, sindaco, guardate che spettacolo. Sindaco, io chiedo quanto è importante amministrare un territorio così ricco di bellezze naturalistiche ma anche architettoniche importanti per tutta la Sicilia. Amministrare questo patrimonio è una sfida, perché abbiamo ricevuto in dono dai nostri antenati, dai nostri nonni, dai nostri avi, questi monumenti, questi sono dei veri e propri monumenti della natura. E grazie agli imprenditori agricoli che oggi credono e scommettono nella ripresa della produzione, nella commercializzazione del prodotto di queste piante, noi vogliamo consegnare alle future generazioni gli alberi, la natura e le bellezze del vivere in campagna, vivere a contatto con la natura, vero Antonio? Pettineo Fitness Club, lo chiamo io. In un momento in cui il Covid ci ha purtroppo costretto a stare in spazi chiusi, poter godere della bellezza e della libertà che solo la natura e gli spazi aperti ci danno è fantastico. Libertà della natura, spazi aperti, ulivi che si tramutano poi in qualcosa di una ricchezza ineguagliabile per la nostra cucina, e qui ci saranno sicuramente anche delle pietanze che esaltano il gusto dell'olio. Antonio sicuramente è super pratico di cucina e magari in qualche altro appuntamento ci dedicheremo a qualche ricetta, perché con l'ulivo, con l'oliva, con il frutto, con la trupe si possono creare tante ricette anche smart, anche quelle contadine ruspanti. Assolutamente, no? Sì, parte dalla bruschetta semplice a una mousse di olio extravergine di oliva Santa Catesa. Poi io farei intervenire anche il nostro Francesco Piparo, il grande chef Piparo, che è colui che ama la Santa Catesa e la porta in giro per il mondo e la promuove in giro per il mondo. Ricordiamo intanto, io chiamo tutti i nostri amici perché voglio fare una cosa, dobbiamo abbracciare questo albero, però prima di abbracciare l'albero, e ho la presenza del sindaco al mio fianco, ricordiamo che questo territorio è famoso anche per un altro prodotto, il limone in seccagno. Il limone in seccagno sta iniziando a fruttificare, adesso è verde, quindi tra qualche mese ci ritroveremo qui a Pettineo per parlare di quest'altra particolarità di questo territorio, che poi si tramuta anche in delle ottime granite. Noi invitiamo sempre tutti in estate a visitare Pettineo per gustare la granita di limone in seccagno e non solo. E allora cari amici, sono tutti insieme, siamo 5-6, facciamo questo momento bellissimo, festeggiamo la nostra festa dell'albero, celebriamo la nostra festa dell'albero abbracciando un ulivo. E non ce la facciamo, abbiamo bisogno di altra gente. Ma qua ci sono io! Allora, e guardate, mentre facciamo il giro, guardate, restate con noi ancora qualche secondo, faremo il giro di questo albero che da 1000 anni erge imponente in tutta la sua maestosità, a regalare delle olive meravigliose come il prodotto che verrà fuori attraverso l'olio. Guardate il momento speciale, il giro attorno a questo albero, 6 persone
Cosa ne pensate di questo momento straordinario? Lasciatelo scritto nei commenti mentre stiamo per completare il giro. E guardate, non resta che guardare tutti la telecamera. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Un bel pollice verde agli amici di Bella Sicilia. Ciao, e venite ciao, a Pettineo. Ciao, venite ciao a ragazzi. Pettineo, venite ad accarezzare proprio questi alberi. Viva la natura, viva gli alberi, viva Pettineo, viva la nostra bellissima Sicilia. Ciao. Un caro saluto ciao, e al prossimo ciao. Video. Hola, tu.